eravamo rimasti sul nostro obelisco, ma adesso siamo scesi, abbiamo fatto ancora qualche metro e abbiamo raggiunto questa radura montuosa. In questo punto penso proprio che potrò allestire un campo base. Penso che si tratta, anche se non l'ho controllato con F3, di una zona denominata Extreme Hill, perché più o meno sono tutte uguali, montagne, rocce, eccetera. Questa zona sarà il mio nuovo campo base. Come si può notare c'è sta carbone, ghiaia, molti materiali, e sono sicuro che nelle profondità di questa terra troverò ben altre sorprese di natura ferrose, oppure d'oro, oppure quello che mi andrò a trovare molto in abbondanza, diamanti. Però è inutile anticipare quello che forse potrei trovare. Dato che siamo in zona, mi conviene prendere un po' di carbone, perché scavare il carbone, lo vedete da solo, mi fa aumentare i livelli e quindi fra poco serviranno molto. Comunque, vediamo un po' cosa posizionare le fondamenta di questo piccolo avamposto. Sia chiaro, non farò una cosa molto elaborata. Un posto giusto per metterci una fornace, un tavolo da lavoro e una cesta. Una cosa leggera. Cazzo. Visto che so che fare una casa troppo alta comporta che ti entrino gli Enderman in casa, questa volta farò una cosa diversa. Le pareti saranno di due blocchi. Il soffitto ho intenzione di farlo di un mezzo blocco, perciò saranno due blocchi e mezzo. Se gli Enderman troveranno altri traspassi, finiranno compenetrati col tetto e moriranno. Non credo che siano tanto scemi. Ora devo trovare del legno. Ecco, l'unico albero che riesco a trovare qua vicino, mi conviene usare questo. Farò veloce, perché il sole sta tramontando, voglio cercare di chiudere la casa prima del suo tramontare. Devo mettere un po' di terra. Ci siamo fatti un posto in meno dove gli scheletri potranno andarsi a riparare. E adesso vediamo dove definire il nostro piccolo rifugio. Ok, penso che così vada bene. Un blocco qui, un blocco qui. Chiudiamo. Adesso lavoriamo. Molto luce. E Dio disse sia fatta luce. Non lì. Ok. La luce è stata fatta. Adesso raffiniamo il legno. Facciamoci il tavolo da lavoro e posizioniamolo in un punto strategico. Ok. Adesso ci facciamo le nostre piccole tavolette di pietra. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà! Il nostro tetto è stato creato. In questo modo possiamo vedere la zona senza in nessun modo permettere agli eventuali Enderman di venire a rompere le palle qua dentro.
che la situazione sia giusta. Non posso saltare, però almeno ne posso fare un'idea. Adesso apriamoci una cesta. Facciamoci anche... Sì, la lancia va bene. E adesso qua in mezzo ci mettiamo il forno. Voilà! Sono diventato molto skillato in queste cose. Sì, lo so. Chi si loda si imbroda. Ok, conserviamo un po' di torce, conserviamo un po' di manzo. La spada meglio metterla qui. Il carbone lo mettiamo qui. Ok. Allora, io sento che già sono arrivati gli ospiti e mi sembra che sarebbe una buona cosa incominciare a sfoltire la zona. Salve ragazzi, vuoi giocare? Giochiamo. Ok. Questi che erano i più pericolosi ce li siamo levati dai coglioni. Adesso vediamo chi altro è venuto a trovarci. Quella la voglio collaudare la spada. Vai, vai, corri, 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 corri. E... Scià! Beccato al volo. Ragno, molto bene. Oh cazzo, ce ne sono parecchi. Oh, guarda, quello che ha una spada in mano. Cazzo. Dove sta? Che merda, non me l'ha trappata. Ragni, via dei coglioni. C'è qualcun altro che vuole rompere i coglioni stasera? O possia posso dedicarmi alla costruzione della casa? Completarla? C'è qualcun altro? Si vede un cazzo. No. Non mi sembra che ci siano altri ospiti non graditi. Mi sbagliavo, lì ci sta un creeper. Mi sbagliavo, eccolo. Andiamo, prima di tutto togliamoci. Ti vuole fare le palle, porco. Ok, eccolo lì. Bello, vieni qua che ti voglio salutare. Dai, vieni ancora un po'. Un altro colpetto e siamo fatti. Ok, vieni, vieni, vieni. Vieni. Oh, che cazzo. Perché di colpo ha accelerato il passo? Ah, no. Non è lui che accelerava. Era io che laggavo. E in questo momento ho beccato un Enderman. Che bello! Allora, vediamo un po' se la funziona. Non si può teletrasportare qui, forse. Mi vedi? Ti sto guardando, mi vedi? Oh, guardate quello che non volevo beccare. Via dai coglioni. Ah, mia vita. Enderman, mi vedi? Hai un altro. Che li chiama? Oh, oh, cazzo. Ecco fatto, arrivando qui. Altre scherza palle? Non credo. Va bene, vediamo un po' se... La mia teoria funziona. Lo so che le frecce non lo beccano, ma io sto beccando un maniero. Mi scappa da questo. Enderman, vedi? Perché non prova a venire? Thank you.
sia solo tu. Ora, potrebbe essere finita. E infatti non è finita qui. Oh, ma quante onde palle ci sono stasera. L'unico vantaggio è che sto facendo un sacco di punti. Meglio di mettermi la spada con la tema. Vediamo un poco. Quanti livelli, quanti cervelli. Tutti questi cervelli sono livelli. Potrò dare da mangiare molto spesso. Posso dirlo finalmente che la situazione è... No. Qua c'è stato un creeper. Vai. Cliccato. Ok. Altri? Ok. Allora, adesso posso dire che la situazione è un altro Enderman. Che palle! Questo qui è Santella. Botcom. Solamente preparare le basi per... Oh, ma questo sta ancora qua? Perché non sei un affanculo? È giorno, perché non sei... Se fosse un migliore di me... Non ci sono più fatto. Vabbè, io per sicurezza una cosa che voglio fare fin dall'inizio mi faccio una porta. Non capisco perché non l'ho fatto fino a mai. Ok, adesso dovrebbe essere tutto a posto. Ancora questo, ma non sarà... Ma perché non sarà a fare il culo? Mamma mia! Il sole è alto, perché non se ne è andato? Se n'è andato? No. Sta ancora qua. La mia idea che se si è innamorato di me credo che sia giusta. Cazzo, mi sa che sei di... Non ce ne può andare. Quando è che se ne va fuori dai coglioni? Niente da fare, si è fissato che vuole di me. Ma aspetta un attimo, io mi viene un dubbio. Ma perché è così fermo in questa posizione qua? Perché sta proprio in questa zona? Non è che sottoterra dove sta camminando ci sta qualcosa? Perché sta sempre fermo in quel punto. Come se stesse proteggendo qualcosa. Di solito i mob quando stanno in un punto non ci stanno. Se ne sta andando? Sì, se ne è andato. Mi sa che devo scavare in questo punto qua. Dove stanno prima l'Enderman.
Penso comunque mi farò una miniera verticale. In questo punto. Facciamo una cosa. Io mi preparo un po' di bistecche e qualche polletto, visto che ce ne sta in abbondanza. Penso che sia il momento più adatto per fare scorte alimentari, perché probabilmente nei prossimi giorni sarò troppo impegnato a scavare per poter creare delle vettovaglie. Per cui leviamoci un poco di maiale, di polli, di uova. Peccato che non le posso mangiare le uova, se non cucinatesi, ma qualcosa per fare torte. Però un ovetto, se uno potesse mangiarsi l'ovetto, se uno si potesse mangiare l'ovetto avrebbe molta energia. Spero che in un futuro aggiornamento lo facciano, che poi mangiare l'uovo crudo e darti molta energia. Due bistecche, grazie. Questa zona d'ombra devo fare attenzione. Va bene, penso che ho preso a sufficienza. E adesso, signori, vado a cucinare. Se avessi dell'origano, della salvia, farei le costolette di maiale insaporite. Allora, faccio un po' di pulizia, poco. Nelle palle alcune cose che ora o come ora non mi servono. E adesso cuciniamo. L'uovo della spada di crociera non mi serve, questo nemmeno, questo lo utilizzerò un'altra volta. La terra mi serve, le assi di legno, no, le assi di legno sono di legno, come le ripiglio. Il legno serve. Lo sciavero, la spada, via le pugnali, le piume non ci servono. Ok, vado con le bistecche e alla prossima.